Le giornate europee del patrimonio 2020 al Museo Archeologico Nazionale sono anche social e per il tema Learning for Life abbiamo scelto una coppa presente nel nostro percorso espositivo. La sua decorazione ci condurrà nel mondo omerico degli eroi, al tempo dello splendente Achille, di Ettore domatore di cavalli, di Odisseo tessitore di inganni. Da sempre impressi nell'immaginario collettivo, ci consentono di riflettere sulla figura dell'eroe e sulla misura eroica anche nella contemporaneità, perché ogni epoca ha i suoi eroi, anche la nostra. E proprio questo frangente di emergenza sanitaria lo ha ampiamente dimostrato. La parola eroe deriva dal greco e, secondo il racconto di Platone in uno dei suoi dialoghi, può essere collegata ad un altro termine, a eros, amore, passione, ardore, tanto da indurci a ritenere che effettivamente sia la passione il vero motore di ogni atto di eroismo. La coppa è una Kyrix, un vaso greco per bere, in ceramica a figure nere. Un gusto vignettistico ed essenziale caratterizza la decorazione che corre su entrambe le pareti esterne. È il settore centrale a catalizzare l'attenzione. Due guerrieri, armati con elmo corinzio dall'alto cimiero, sono accovacciati accanto a una struttura a forma di parallelepipedo, intenti in quello che l'iconografia identifica come un gioco da tavolo. Molte sono le immagini simili diffuse su vasi provenienti da Atene e prodotti tra il 540 e il 480 a.C. A cominciare dall'esemplare più accurato e ricco di dettagli, l'anfora di Buci, dipinta da Ezechias intorno al 540-530 a.C., che potete ammirare nei musei vaticani. Con le sue iscrizioni ci consente di identificare i personaggi come due grandi eroi dell'Iliade: Achille, il guerriero bello e valoroso, e il cugino Aiace, figlio di Telamone, signore di Salamina, secondo solo al primo in battaglia per coraggio e forza. Sono colti in un momento di pausa, il cosiddetto riposo del guerriero, all'interno di una guerra lunghissima come quella combattuta a Troia. Una scena di attesa che non trova riscontro nell'Iliade, forse riferibile a una tradizione letteraria successiva, come il perduto poema La Palamedeia, o forse un'immagine creata solo dagli artisti. Di quale gioco si tratta? La nostra coppa, nella sua essenzialità, non ci offre appigli interpretativi, ma il confronto con altre raffigurazioni ci porta a ipotizzare uno dei diversi giochi da tavolo, con pedine e dadi inventati secondo la tradizione da un altro eroe omerico, l'astuto Palamede, giochi nei quali abilità e strategia si univano a casualità e fortuna derivanti dal lancio dei dadi. Ma siamo certi che si tratti davvero solo di un momento di svago, di evasione dalla guerra? Achille e Aiace sono assorti, fermi, concentrati. Intorno a loro, invece, opliti armati di tutto punto si muovono imbracciando gli scudi, preparativi e partenza per la guerra. Il conflitto sembra imminente. Allora forse gli eroi potrebbero essere impegnati non in un semplice gioco, ma in una di quelle pratiche divinatorie che precedevano le battaglie per conoscerne l'esito, intenti a consultare un oracolo di Atena, la dea che a volte compare in queste scene, dove non a caso il tavolo può assumere le fattezze di un altare, riconducendo le immagini in un ambito sacro. Al di là delle possibili discordanti proposte degli studiosi, il gioco era nel mondo greco arcaico metafora dell'agone come della guerra, la competizione nella quale l'arete, il valore del singolo, poteva emergere, espressione della virtù dell'aristocrazia guerriera. Non a caso la gara è tra pari. Achille e Aiace sono infatti amici, compagni d'armi, quasi identici anche nella rappresentazione, due modelli di virtù accomunati dallo stesso tragico destino di morte. Achille colpito al tallone, Aiace suicida per non aver ottenuto per sé le armi dell'amico. Ma il gioco non è solo abilità, è anche fortuna se si usano dadi o astragali. Allora entra in gioco la tuche, la sorte, il caso imprevedibile, capriccioso, accidentale.
Anche se il destino è già segnato in maniera ineludibile e implacabile per i greci, solo chi si confronterà con la sorte e con l'intervento divino, accettando anche la sconfitta nella propria limitatezza umana, approderà all'eroismo e ne ricorderemo il valore, non la sconfitta, perché in ogni gioco c'è chi vince e chi perde. Dimentichiamoci quindi degli eroi con i superpoteri, eroi invulnerabili a cui siamo abituati. Gli eroi del mito sono invece estremamente umani, pieni di ardore, combattono, lottano, ma anche soffrono e piangono, vivendo fino allo stremo la loro natura umana. Ancora un guerriero in movimento risalta all'interno della vasca della coppa attribuita al pittore di Caylus, ritrovato in un ricco corredo funerario dell'antica Numana, in associazione con altre ceramiche, come l'olpe con scena di amazzonomachia, e con armi, tra cui la lunga spada dalla lama ricurva, la macaira, oggetti di rappresentazione di status di un guerriero piceno inumato nei primi decenni del V secolo a.C., ostentazione del ruolo e del potere acquisito dalla locale aristocrazia guerriera che ha fatto propri i valori dell'Aristeia ellenica.